L'Atlantis Palace Hotel di Mascali ha ospitato nei giorni scorsi il convegno Sviluppo e Opportunità, Investimenti per le Imprese, organizzato dall'Associazione Esercenti di Mascali. L'incontro, che si è concentrato su strategie di sviluppo per le imprese, progetti di internazionalizzazione, finanziamenti europei e molto altro, ha voluto essere un momento di riflessione sul tessuto economico del territorio di Mascali e sul suo ruolo turistico, che sembra essere in crisi. Gli esercenti e i commercianti mascalesi lamentano una scarsa crescita a livello imprenditoriale. Inoltre, desta preoccupazione anche l'arrivo della nuova stagione estiva, che da sempre ha visto protagoniste Mascali e Fondachello. Gli esercizi commerciali scarseggiano, soprattutto durante il periodo invernale. Quindi, la città deve riuscire a garantire dei servizi che abbiano durata annuale, soprattutto per quanto riguarda l'ambito turistico. Assistiamo a una crescita quasi zero delle attività commerciali nel paese di Mascali e qualora diciamo, vi è una nuova apertura, si tratta sempre di nuove aperture stagionali. Poi non indifferente il problema che sussiste per l'accesso al credito, in quanto quando un commerciante va a chiedere l'apertura di una linea di fido si trova molto svantaggiato perché le garanzie richieste sono molto, molto pesanti e quindi il più delle volte le banche non concedono questa possibilità. Secondo Cannizzo, un'attività deve anche avere un buon business plan, quindi si è voluto dare l'opportunità, attraverso l'invito dell'azienda siciliana SMG, leader nel settore, di poter implementare il proprio business attraverso ad esempio finanziamenti a fondo agevolato o perduto, per andare incontro anche ai giovani e alle categorie svantaggiate. Anche l'onorevole Marco Forzese crede che le attività promosse nel corso del convegno possano servire da modello esportabile in tutta la Sicilia. Ritengo che validissimi dirigenti, esponenti politici come Carmelo Portocallo, come il comune stesso di Mascali e coloro che organizzano questo spettacolare convegno danno una testimonianza per tentare di stimolare le aziende, le imprese, i giovani affinché si possano quantomeno creare le condizioni per mettere fuori delle aspettative per finanziamenti, per bandi attraverso le attività produttive, attraverso il mondo della cooperazione, attraverso il mondo della famiglia, attraverso anche il mondo, come dire, delle strutture che sono parallele alla regione come l'IRCAC per ciò che concerne la cooperazione, come la CRIAS per quello che concerne l'artigiano, per quello che riguarda l'IFRES che è una banca di natura regionale. Penso che da Mascali parte oggi un progetto politico serio perché si possa quantomeno riuscire a ridare a quella tanta gente che ormai ha perso la fiducia nei confronti delle istituzioni un pizzico di, come dire, di aspettative benevola.